La distanza tra il Qatar e l'Italia non è così elevata, grazie a Save the Dream. Parliamo di un progetto internazionale che si occupa di sostenere i valori all'interno dello sport, con lo scopo di promuoverlo nella sua purezza e nella sua integrità anche ai bambini di quei paesi più disagiati e poveri del pianeta. Quest'anno, per la terza edizione, nel 33° turno di Serie A, saranno esposti gli striscioni per pubblicizzare e far conoscere questa onlus. Nella sala congressi del Circolo Canottieri Aniene di Roma si è tenuta la presentazione che ha visto la partecipazione di svariati personaggi del mondo sportivo. Da ex calciatori laziali come Corradi, Gianni Chedda, Fiore e Favalli, a ex romanisti del calibro di Vincent Candelà, campione del mondo nel 98, e l'attuale presidente dell'Associazione Italiana Calciatori, Damiano Tommasi. All'evento hanno presenziato anche il numero uno del CONI, Giovanni Malagò, il presidente X, Mohamed Anzab, Marco Brunelli, direttore generale Lega Serie A e altri volti noti. Cosa rappresenta Save the Dream per il calcio italiano, per la Serie A? È una pagina importante delle iniziative di responsabilità sociale, quale la Lega si troverà sempre disponibile al fianco di chi promuove dei bei progetti di grande utilità. Cerca attraverso lo sport, che ha una forza incredibile da questo punto di vista, di dare un sorriso a tanti ragazzi, ragazze, bambini e bambine, magari meno fortunati o più in difficoltà, e cerca di promuovere i valori che dovrebbero essere fondanti dello sport: la lealtà, la correttezza, l'integrità, la purezza. Di questo mondo gioco, attività meravigliosa che tutti vorremmo preservare nel miglior modo possibile. Save the Dream, lo slogan perfetto per uno sport pulito, migliore, leale, puro.